Che sono bloccato ovviamente qua. Non so neanche se mi si sente perché sto appunto vedendo quello. Oh, cioè, si vede il cursore, noto. Il gioco è bloccato perché non sto ancora andando, quindi aspettate 2 secondi soltanto che qua. Sarebbe molto bello se mi facesse vedere qualcosa. Ok, muto così non si sente la mia voce. La sento io la mia voce. Che è quello che devo sentire. Cosa sto facendo? Devo sentire se sto parlando o meno, se si sente o meno. Quello che dico. Vediamo un po'. No, si sente. Perfetto. Ho solo qua che non sentisse niente. Oh, Darksiders 3. Che io fino a qualche mese fa manco sapevo stessero facendo Darksiders 3. Io ho giocato al primo e al secondo, mi ricordo vagamente la trama, non me la ricordo così tanto bene. Aspetta che mi hai detto almeno la musica. Ok. Allora, la trama di Darksiders 3. Sì, la trama di Darksiders 3. Dell'1 e del 2, me la ricordo a spezzoni. Mi ricordo guerra e morte, ok? Quello che succede a guerra, quello che succede a morte. Ma la trama generica non mi ricordo dove arrivano fin dove arrivano. Nel senso, mi ricordo che non può essere spoiler, dai ragazzi, stiamo giocando a Darksiders 3. È come se dovessimo conoscere l'1 e il 2. In Darksiders 1. Tu sei Guerra, incolpato dall'Asso Consiglio, dovrebbe chiamarsi, dell'Apocalisse. Devi essere sotto i sigilli che hanno sequenziato l'Apocalisse. Magari gioco un po' il tiro, però, un secondo, che... bacca. Non lo do qui, però. Giusto un minimo, eh. Ok, sotto tutto ti ritengo. Sei appunto incolpato con guerra dall'Asso Consiglio della cosa dell'Apocalisse. E vieni poi, dopo secoli, mi pare, liberato per provare la tua innocenza, perché non c'è più nessuno che possa farlo a quanto pare. E con lui scoprirai cosa è successo veramente. Con morte indaghi su un percorso alternativo rispetto a quello di guerra, che anche lui cerca di scoprire che il fratello non sia colpevole. Ma lui non mi ricordo molto bene cosa va a fare. Nella terra degli antichi. Non me lo ricordo molto bene quello, scusate. E in questo siamo Furia, la sorella di Guerra, maga, a quanto pare. Dimmi che il pazzo funziona però. Non mi trollare, per favore. Ho brutte sensazioni a riguardo. Sì. Oh no. Un attimo, provo una cosa. Maledizione, no! Non puoi dirmi ciò. Oh caspita, un attimo solo. Che forse so qual è il problema, forse. Tab, no. Ma perché il cospetto? C'è il controller, eh? Non è una mia illusione. Devo chiudere un attimo, riapro dopo. Ti prego, non farmi questi brutti scherzi, per favore. Ma ti sei fumato il cervello, sì. Ok, ti prego, non farmi questi scherzi ora. Tanto magari lo riapro quello. Sì. Caput. Ok,
Non so neanche se mi sente più, penso di sì. No, ok, basta. Un attimo solo, che qua sta andando tutto un po' a scatafascio. Comandi, lingua. No, questo. Sì, sarebbe bello però che... Ok, non so per quale motivo... Si sente? Un attimo che voglio sentire se mi si sente perché non ne sono sicuro. Non ne sono sicuro per niente. Ok, non so per quale motivo... Un attimo, che voglio essere sicuro che senta bene. Sono quasi. Questo dovevo impostarlo prima, magari. Ma... Giusto un pochino l'audio del gioco che... Tutto a caso, no? Sai. Dovrei esserci ora. Proprio ora. Ok. Adesso se ne va qui, grazie. No, non si nasconde. Maledetto, lo metto nell'angolino, spero che non si veda. Oh, una nuova partita, grazie. S'il vous plaît. Auto apocalittica. Stai zitto tu, per favore. Ma... Io me la faccio ardua, apocalittica non è il caso. Ardua... Sì. Mi sto pensando per seguire l'attacco è... X su pad... Giustamente. Intenzionato a lasciar perdere i Nephilim, noi. Ho detto il nome, non ricordo se era Nephilim o Nephilim. Angelica e infernale, guerrieri inarrestabili, sangue corrotto, finché non furono traditi da quattro loro signori. Eh sì, chissà. Morte. Furia e conflitto, cazzo, se voglio anche questo, devo bastare in quel conflitto. Ci sono delle botte di audio che non so se è colpa mia o meno. Fuoco che consuma il mondo, titano araldo del dolore.
puntatore, va bene. Oscura anima dell'eternità, sei il decadimento più profondo. Sei il contrario della vita. Sì. Conflitto, eterno spirito irrequieto. Sei ciò che si agita nel cuore di tutto quello che vive e che respira. Sì, è un po'. E infine, furia, mossa dalla rabbia più pura. Tu sei il motore. Dobbiamo sprecare il nostro tempo con questi cerimoniali o combattiamo? Perfetto. Dobbiamo anche fatti riconoscere, cavaliere. Sei la più impaziente della tua stirpe. O la nota, Danzi al confine della tua stessa realtà. I tuoi fratelli sono consapevoli della propria missione. Su questo tic lo sente anche voi, credo, sì. Parlate ancora? Devo chiedere a Morte di portarci un tè o possiamo andare avanti? Ma cammina! Furia, il tuo ruolo in questa storia deve essere ancora scritto. Mi chiedo, sarai la fiamma della nuova creazione o subirai del tutto il fuoco della rinascita? Cammina, Furia! Cammina, un pochino tranquilla. Sogni più emozionanti della realtà. Se avessi saputo che questo nuovo patto sarebbe stato così divertente, avrei chiesto a Guerra di decapitarmi subito. Va bene. È possibile morire di noia? Cavallo suo, credo. Distruzione. Distruzione? Ti annoi come me? O sei solo pigro? Se non ti amassi così tanto, ti ucciderei solo per passare il tempo. Cazzo! Disgraziata! La chiamata? Mi quando vivo. Finalmente! Ah, ti prego, fa che si tratti di un pianeta abitato da demoni da spazzare via! O due... Guerra, ma quale patetico destino ti sei costruito, fratello? Tieni a freno la lingua. Sarò anche la meno favorita tra i cavalieri, ma la mia lingua non mi ha mai fatto incatenare a una roccia come un cane al guinzaglio. Maledetta! Immagino ci sia qualche rogna da risolvere, giusto? Qualche rogna? Guerra infrante il suo giuramento nel sesto sigillo e distrutto il settimo sigillo. L'apocalisse. Perché mai? Non lo sentiamo, non ancora. Mentre parliamo, la terra si trova tra l'inferno e il martello del paradiso. Così i cavalieri devono tornare in sella? No. Intanto lascio consiglio. Sta cercando di capire perché Guerra, il traditore, abbia commesso tale efferatezza. C'è una questione che richiede particolare attenzione. Dovevate chiamare Conflitto. È lui quello delicato. I sette peccati capitali sono stati rivelati. Cosa vuole tanto io? Non ci ha dato saperlo. Ma ora camminano sulla terra. Non più in cattivo. Eh sì. L'equilibrio tra ordine e caos è già colpa mia di nuovo. I sette non possono essere lasciati liberi di agire. No, sono punte di audio che non riesco a vedere. Morte è scomparso. Conflitto è impegnato. L'ultima volta che li avete combattuti eravate in quattro. Conflitto è impegnato, bastardi. Posso occuparmene anche da sola. Ma una volta che avrò finito, esigo che mi venga assegnata la guida dei cavalieri. Se intende giurarci fedeltà in cambio di un titolo, così sia. Ma non osare mai più avanzare richieste, cavaliere. E ora, vattene. Oh, lo spiritello lì. Salve, Furia. Non è lui, è suo. È un caso fortuito. Una sentinella. Mettete in dubbio la mia lealtà. Ti prego, non prendertela. Sono una tua grande ammiratrice. Più che un'ammiratrice, una vera fan.
Tu sei il cavaliere, l'unica che conti qualcosa. Basta! Ti permetterò di accompagnarmi, solo non starmi tra i piedi. Sarò come un'ombra, veloce, silenziosa. Più silenziosa! Sarò il luogo chiamato Aten. Lì avrà inizio la tua ricerca. A me quando parlano dei sette peccati viene mentre Razzo. Sempre la Razzo lo Taizai. Aspetta, io... Qualunque cosa ci sia stata tra di noi, ascolta il tuo cuore. Non puoi credere che sia davvero colpevole di tali crimini. C'è qualcosa che non va nell'universo. Sta attenta, Furia. Ci sono forze in atto contro di noi. Ascolta le mie parole. Capisco che non potevano prendere il vecchio doppiatore di guerra. È un po' troppo... È un po' poco... rabbioso questo, diciamo, per essere il vecchio guerra, però... La seconda parte della voce, poi magari la prima sì, poi a un certo punto è cambiato subito, non ho capito cosa è successo, ma va bene. Per me LMV per seguire un contatto qua con la prova schivata, certo, vita di certo. Ale, mamma mia, mi sa che abbasso un po' la grafica. Ale, a lei. O fosse un attacco. Ok. Aspettate un secondo. No. Ok. Qualità ombra, anti-aliasing. Distanza visuale, post-processing. Qualità fogliame. Scusa, eh. Vedo qualcosa che cambia dietro, ma... No, epica no. Effetti. Alta. Tengo media, che non mi sembra cambi molto. Questa non la posso vedere. Alta mi sa... Filmato. No, grazie. Anti-aliasing lo abbasso. Qualità ombre tengo a media. Fogliare mi sembra abbastanza presente, almeno da quello che si vede cambiare nel menu. No, questo lo tengo alto. Allora, perché la leva giusta me lo ricordavo. Street Fighter mi fa una... Okay, e questo è un attacco normale. Cerchio non fa niente, triangolo non fa niente. Questo è per... Penso sia la mira. No, si posiziona davanti a Furia, penso. Aspetta, vediamo. Sì, si posiziona nel punto in cui sta guardando Furia. Questo è lo scatto. Attacco volante. Doppio salto. Caduta, ok. Quindi nemici. Oia. I nemici tutti li lasciano nello spettro rimuovendo. Gli spettri blu sono utilizzabili come moneta. Quelli verdi che questi hanno pure forse le Nephilim. E quelli gialli che questi sono a livello di collera di Furia. Ah no, questa è proprio la mira. Ok. Cioè, se non c'è niente da mirare, mira davanti a lei. Oh cazzo, questo tico mi sta iniziando a far incazzare. E non capisco cosa sia. Parlo a voce alta. So che... è questo. Forse va... lo sentivo di meno. Non lo sento ancora. È terribile quel rumore. Andiamo così. Non capisco. Provo a fare una cosa, ma non penso funzionerà. Sì, è un po' difficile che mi sembra in questo modo. E questo. Ora mi si dovrebbe sentire. Vediamo come si dovrebbe sentire. Credo di sì. Cos'era questo problema?
glielo dà, però non puoi darlo. Sono i discreti di audio, credo. Se così. Invidia. Diane. Diane. Posso... Ovviamente sì. Scusa, fatemi una prova. Giusto per vedere se funziona o meno. Non mi sentite un secondo, non mi sentite. No, non so. Non so dove sia il problema. Non so dove sia il problema, francamente. Non me ne capacito perché faccio questo casino adesso. Cerco di controllare una cosa, ma non penso sia quello. Vediamo se adesso... Scusa, niente. Non mi sta venendo in mente cosa devo fare. This is the left channel. Next, we have the center channel. Over here is the right channel. This is the right surround channel. Now, the right rear surround channel. Next, the left rear... Non è questo, però. Scusa. È veramente un fastidio incredibile e non capisco cosa sia dovuto. Voglio vedere un secondo sull'app della comunità di Steam se dicono qualcosa. Aspettate un secondo. Anzi, in generale vado qua proprio in... Torno subito, cioè ci sono, ma torno subito. Sbagliato, scrive che sono veramente bravo. Provo a vedere i pic audio se c'è qualcosa in proposito. Lo sento anche senza il gioco. È una bella roba. Mi viene in mente che non l'ho messo. Non penso a quello. No, lo fa sempre, non so perché. Aio! Quanto male! Pronto.
Questo cos'è? Aumento di coesione di nuovo. Oh, non ti devo usare quella frusta di cui di furia. No, non questo. Sposo dei Nephilim. Scusate, non è neanche io dico da solo a questo punto. Credo da volte, dite che sta un po' lento, non so che la musica fa. Sì, mi piace solo l'energia vitale dei nemici caduti. Pusse una via con la cattura di morte e un discotetto per la compilazione di artefatti. Essendo la maggior parte di me, quindi concentrare sulle armi da guerra, lui ci implica che qualcosa cresce la vita. Tra l'altro sento adesso che l'audio è doppio. Per quale cazzo di motivo l'audio è doppio? Ma porca Eva. Mi ha tenuto? Sì, mi ha tenuto. Ok. Ma ha aperto una pagina che non ho idea, due pagine che non ho idea. No, non so cosa succede a queste cuffie. Ma veramente non ho idea. Forse non devo andare da qui però. Mannaggia. Vediamo un po' le cuffie più di per sé dove sono. Ok, forse questo aiuta. Vediamo se aiuta. Ho capito che questo non serve a niente toglierlo, quindi lo rialzo. Perché è doppio l'audio? Vediamo se così è cambiato qualcosa, un secondo. Vediamo, dai. Dato non è andato qui tanto. È un casino, non è che c'ha tutto oggi, su. Non sta cambiando nulla, non sta cambiando. Ah, che palle quando fa così. Facciamo che il taxi sente continuamente. Non so cosa è dovuto. Cioè, si muovo.
presa quella. E niente, proprio custodio mi sta facendo cazzare da morire che non avete idea. Beh, bella l'acrobazia, si avviva. Non ho esplorato. In questo momento mi serve avere un secondo schermo per capire sti picchi e cosa sono dovuti. Uso poi questo. Che bruttura è questo? Giusto così, un po' di ossa sono partite. Però perché fa questi picchi? Dai, non iniziare. Ah, quando fa così è veramente tragico. Punto che non capisco proprio cosa sta facendo. Cambia qualcosa così? Così però? Io penso, no, a questo punto penso che sono le impostazioni del gioco, non è possibile che... Fai la musica della difficoltà. Non è arrivazione. Stavo provando se fosse arrivazione o meno, ma poteva essere. Quante lingue tra l'altro. Sente, ma non so per quale motivo. Manco a dire che è un tasto che attiva qualcosa. Ok. Vabbè, vado avanti se riesco a capire magari che cosa è dovuto, ma non lo sto veramente capendo. Aven, un rifugio. Per cosa? Parassiti? Umani, mia signora. Umani? Adorabili. Costruiscono una casa di paglia durante l'apocalisse. Dove andiamo adesso, sentinella? Io non conosco altro che gli ordini del consiglio, mia signora. La ricerca dei sette inizia qui. Non è Padre Corvo, no, infatti. Invidia. Mio! Gli umani! Aven! Tutto quanto è mio! Scappa, cavaliere! O sarai mio anche tu! Sono in missione. Già subito un boss così, uno dei peccati. Gli umani credono di essere i prediletti della creazione, ma non sono altro che scimmie che strisciano nel fango. Va bene. Sei una tipa rancorosa. Prenderò tutto ciò che hanno, e quando non rimarrà loro più nulla, saranno i miei giocattoli finché non li avrò rotti. Non puoi fermarmi! Oh, non è una mia scelta. L'umanità è ampiamente sopravvalutata. Non sono qui per loro, sono qui per te. No! Sì, sì. Aio! Stai cercando mia... Sto avendo un tasto per schivare, tra l'altro.
Ai, eo! Ok, stavo solo usando tasto. LP per sparare un attacco di collera. Devo andare a prendere, scusate. No, non è che... Ah sì, devo andare a prendere. Non avevo visto sto pezzo qua. Prenditi! Cadi, cadi, cadi schifosissima! Sbagliato tasto quasi. Ok, penso che non si possa schivare normalmente. Non saltare, non saltare! Di furia, me lo sto dimenticando di continuo. Non stavolta, stronza. Vieni qua. Dove devo salire? Di qua. Ok. Sali però. Scusi. Sbaglio tasto, perché non... E qua non so chi ha tolto voi! Cara! Guarda, ti chiamavo Xeat! Ok, sto... Ho schiavato istinto lì. Ok, perfetto. Ho combattuto di schifo, ma ci si riprova. Molto volentieri ci si riprova. Cosa sta andando però sto casino? Veramente non capisco cosa sia. Ok. Devo giocare un attimo meglio perché mi sono perso a cercare di... Eccolo qua di nuovo. Cercare di capire questo problema dell'audio da cosa si è dovuto. Comunque. Lento a morire. Oh mio Dio. Oh, ce l'hai fatta. Oh, già qui. Ok. Devo avere... E lei pensa un attacco di collera? Non voglio fare un attacco di collera ora, dopo, dopo. Ok, sì, era una mia azione lenta praticamente. Cazzitaio! A cazzitoni a... Proprio! Vieni qua! Belli contrattacchi però! Questo non l'avevo visto prima! Sì, va bene, grazie. Ma non ci posso comunque andare, ok? E poi detto tipo anche non sono andato. Oh sì, sono andato, non me lo ricordo io. Via! Cioè,
Certo che sono un po' sono stati stronzi a mettere un attacco dove pensi che devi schivare. Vai, vai cara, vai cara. Sono molto stato stronzo io in realtà, l'ho svalutata. Non sono poi. Non sei abbastanza potente. Inginocchiati. Sì, sì, lo vedi. Poco capito, più o meno. Ah, sono di tu. Merda. Ok, non è così lenta. Pensavo fosse molto più lenta a usare l'oggetto. Mi sono spaventato quando l'ho fatto. Sì, una volta e basta, eh. Mo vengo lì. Adesso vengo lì. E ti mangio. Ma a questo punto penso sapere cos'è sto problema. Mi chiamavano Mowgli, il libro della giungla, porca puttana. Non si può schivare questo, bisogna... Frustatina in faccia dei morti, va bene? Mi avete di invidia. Carino, vieni a prenderlo. Ah, è mio! Cos'è quella fare di che gira? Ho visto adesso. È morta così. Che schifo. Non che schivo la faccia, che schivo che sia così scarsa comunque, dai. Non vorrei essere pedante, ma non dovevi catturarla, invidia. L'ho fatto. Guarda. È un Pokémon adesso, invidia. Questo talismano è un ricettacolo. Invidia lo usava per conservare l'energia degli altri sette. Sarà una prigione idonea per gli altri quando la loro forma fisica sarà distrutta. Se mi è concesso, si avverte una specie di... Sì, no, quello è il mio micro, è il mio audio che se ne fa a caso, non so cosa sia. Quel bagliore... Indica che ci troviamo vicino a uno dei sette, lo so. Molto saggia. Sei davvero come diceva il consiglio, mia signora. Però vedo anche che tutta la tua puttana adesso. Comincio ad apprezzare il suono della tua voce, sentinella. C'è un drago che gira nella stanza. Che cos'è? Il suono del peccato ti guiderà i peccati capitali. È presente nella parte superiore dello schermo e indica la direzione verso il peccato. Dimmi che non è dove ho messo la videocamera. Verso il peccato più vicino. Indica il peccato più vicino, mentre indica i peccati accessibili al momento. No, ok, proprio l'unica parte in cui non c'è niente l'ho messa, davvero, sto cazzo di leone. Non c'è niente. Ah, ok, non è cosa spacca. Scusa. Cristalli di spettri. Queste colonne degli spiriti possono studiare l'inventario per acquisire anime del tempo dell'interno. Mamma mia, quanto Dark Souls. L'inventario è qua. Uncini del disprezzo, oggetti, componenti, cristalli. Allora, per un secondo provo a fare un'ultima cosa. A sto punto è l'unica cosa che mi viene in mente di fare. Però non mi si muove male il pad, giustamente. Provo a giocare con la tastiera. A sto punto non mi viene in mente molto altro da fare per togliere
C'è ancora il casino invece. Porca Eva, non so cosa sia. Mi dà un fastidio non sapere cosa sia. Lo riattacco però, perché sennò allora non riesco, almeno voglio giocarmela bene. Non quello. Sì che è connesso un controller, su! Dai! Sta andando male la connessione, non so per quale motivo. Non sia questo. Vediamo se stavolta lo prende. Dai che uno è connesso, su. Tempo a cercare di risolvere i problemi che a giocare praticamente. Oltre che la connessione sta già andando a puttane con sto gioco, vedo. Mamma mia! Mamma mia, sta andando male. Ah, sarebbe bello se una volta tanto funzionasse bene qualcosa. Ma perché non lo senti più adesso? Mo lo senti? Forse? Ma per forza questo allora, non c'è un certo modo. Aspetta, può chiudere e staccare tutto. A questo punto... vediamo se fa di nuovo sto casino. Ciao Kira. Ok, è un modo di dare i miei tasti. Scusa. Com'è che... ok, non so, sono rincoglionito un secondo. Schivata. Questo è l'attacco. Prendo tasto, perfetto. La mira. Dove cazzo sta la schivata? Uno sta più dando quel problema, mi pare. Sì, stavo scherzando. Questo è il menu. Backspace. Voglio sapere la schivata dov'è? No, questo non mi interessa. Tab. Allora.
Che non so dove sia, non ho idea di dove sia la schivata, quindi dove posso attaccare il padre e spiegare che stavolta se funzioni. Mio Dio, come sta andando tutto male. No, non gestione attivi. Mamma mia, che disastro. Che disastro. Allora, tu, chiuditi. Non si sia scaricato, ma non penso, fino a un secondo fa. Errore di driver. Provo ad andare qua. Ok. No, ma è quello il problema adesso. Adesso tra l'altro è il problema, manco che prima l'avesse fatto. Ok, dovrebbe sentirsi. Sì, si sente. È cominciato il casino. No, allora è quelle, per forza quell'applicazione, devo prendere un pad da 360. In generale devo prendere un pad di Xbox. Porca. Non farei. Che paura che mi hai fatto! Se ti dicessi che anche usando il talismano rintracciare gli altri peccati capitali non sarà facile. Trovare invidia è stato facile. Quello è stato un dono. Un dono che non credo proprio si ripeterà. Invidia finora è stata la più debole dei sette peccati capitali. Hai altro da aggiungere? Solo ciò che immagino tu sappia già. Gli eserciti di inferno e paradiso si sono spartiti il mondo degli umani in diverse aree di influenza. Guardati attorno. Zitto un secondo. Lo sconvolgimento a cui abbiamo assistito non è che la personificazione del conflitto tra ordine e caos. Ti sei prefissata un compito non invidiabile date le circostanze. È questo che mi diverte. Gli altri peccati si stanno nascondendo in questo mondo devastato. Si sente così sempre. Colpiscono sia angeli che demoni alla ricerca del potere. E basterà seguire la scia della loro impudenza per trovarli. Forse, ma ti servirà aiuto. Adesso non sentirete nulla per un secondo, perché sto cercando di mettere a posto qua. E non funziona. Prenderò ciò che mi serve, sentinella. Prego, ce la puoi fare. Ok. Mio Dio. Non capisco cosa sia. Madonna però. Comunque questo è Darksiders 3. E mi sta facendo girare le palle che non funzioni niente bene. Una cosa più che altro non funziona bene.
Lo so che fa un suono strano, non so cosa ci abbia. Scusa, eh. Porca Eva. Mi immagino di fare questo. È solo quello che fa sto suono. Provo un secondo ad aprire Isaac, giusto per vedere. Lo fa quando collego il pad, praticamente. Non so per quale motivo lo faccia per quando collego il pad. Voglio vedere se è generale o soltanto i Darksiders. No, qui si muove tranquillo. Niente, non lo so cosa ci abbia. C'è che deve rompere i coglioni, quello è sicuro. Ah, mi sta facendo girare le balle già così. Ovviamente è anche colpa mia di il pad che sto usando, a questo punto. Ah, devo prendere un pad normale da giocare su con... sì, su console, su computer. Sì, ma quell'audio lo sento anch'io, quindi non è che se me lo dici cambia qualcosa. C'è ancora, sì. Abbassare ancora, ma schermamente risoluzione non sta presa, non penso cambi niente. Gameplay, toglio proprio l'arrivazione, tanto non vedrai anche qua niente. Cinta visuale, aggancia bersaglio, no, tira disattiva, sai, quantità di danni, indicatore attacco. Devo togliere giusto un paio di cose, carica. Sì, carica da qui. Credo comunque sia l'applicazione che uso per usare questo pad, è l'unica cosa che mi viene in mente. Quindi devo prendere un pad normale da 360. Cosa vuoi, ti prego? Ma prova. Ok, pare che non lo faccia per il momento. Vado un po' avanti a vedere se inizia. Mamma mia che laggatissima. Ok. Allora, te cammina. Ok, bella, la morte. Ciao fratellino. Stiga. Pensavo mi cadesse in testa. Bullgrim? Bullgrim is that you? Sapevo che Guerra avrebbe scatenato tutto questo un giorno, ma vederlo di persona, il suo potere è impressionante. Posso ricordarti, mia signora, che non hai pari tra i tuoi compagni cavalieri? Va bene. Ok, non dovete averlo avuto, è molto comodo. Gromo rispetto è piccolo, ok. Qualche tesoro nascosto. No, ti spiace. No, tesoro dietro lì. È un po' ampia, sì, un secondo. Vabbè, niente, niente, ma non ho detto niente. Devo usarmi. Gromo lì. Gromo rispetto è piccolo. I colpi crepano. Non ho
po' a caso, però quello non... quella cura poca, vera cura, non mi sono fatto niente, mi stavo salvando. Non può abbassare la gabbia probabilmente. Vado a abbassare la gabbia. Questo se cambia qualcosa. No, aspetta. La caduta mortale. Il peccato è di là, quindi vado di qua. Faccio un bel oggettino. Brutto. Non lo rispendo. Non puoi rispendere anche. Non spegnere, sono seduto un cazzo. Comunque avete visto che sai quanto avevo bisogno di dire dove è una webcam. Un secondo, mi sta proprio... Dark Souls questo? Te non hai visto Dark Souls? Ma l'abitazione vale la pena Dark Souls? Sì, comunque stasera ci sono poi, più tardi. Qualcuno qui che rompe? Sì. Spacca il bidone, rompi il bidone. Non entrare nel bidone però, non siamo... No, ok. Qua sopra? Quanto lo molle quel cielo lì! Di guarigione, ok. Tengo le cose dei Nephilim comunque. Che... però il peccato è sotto di me. Io devo andare sotto di me. Io perché non posso ancora fare questo perché c'era lì! Quanta ventaglia! Non vedo! Okay. La gente muore anche senza vederla. La telecamera ha tutta ragione, un po' è Dark Souls quello. Tacci sua. Quanta craniata. Ok. Lo sto vedendo se sono in giro di passaggi segreti come quello di prima, che... sono sicuro di poterci fare qualcosa in passaggio di prima, semplicemente, ma scusa. Non penso si riesplorano, però c'è il potere di Vulcan, quindi potrebbe essere anche riesplorabile più tardi. Wow. Questo non serviva, veramente. Che brutta questa cosa. Perché dovrei... ma non c'era neanche nulla di... per spaventarsi, per dire. Sì, mi ricordo che ho trovato qua. Questo non è niente Dark Souls. Ma ho detto, non a malapena l'ambientazione, anzi. Non muoio tu. Scusi lei. Fuori, verme! Aia. Forte questo, ok. Momento di collera. Mi curo. Qua su ci abbiamo qualcosa di... no, diciamo, non ci posso andare, ok. Ok, qua ci devo tornare più avanti probabilmente. Non avevo un'altra arma. Funziona abbastanza così, Darksiders. Quando vedo una nuova arma o un nuovo potere in generale, torno in un posto vecchio e spacca tutto. Hanno fatto una bella fine gli umani, vedo. Vieni qui tu. Scudi? Aio, tu sei uno stronzo.
No, dove vai? Vieni qua. Sarà alla tua fine. Pezzo di merda. Fanno malissimo comunque. Ecco, tipo questo. Non dovevo, scusi. Mi spiace. Mannaggia. Ok, non dovevo assolutamente. Questo cosa fa? Maledetto! Ma veramente maledetto. Non sputare. Mannaia. Ok, devo scrivere per un po' perché Non pensavo di nuovo, mamma mia. Ok, non ci posso stare così tanto lontano. Ho sbagliato io. Non dovevo scappare, dovevo continuare a combattere e schivare decentemente. Solo che non sapevo il suo moveset, quindi now. Possibile che i nemici muovendo generano uno spettro di sotto, che questa è la carica del riposo del Nephilim. L'avevo un po' capito questo. Allora, vediamo un po' come ammazzare quell'affare, perché non ci sto che viva, non ci sto, deve morire, appena carica il ritorno in gioco, che è quello un po' un problema. Ah, è il checkpoint questo. E come ci torno indietro? Io voglio dire qualcosa da uccidere, però, ok. Ok, questa è un'altra meccanica invece di Dark Souls. Ho perso tutte le anime ho perso. E penso che o non le ho più indietro, mi sembra strano. O le ritroverò nel punto in cui sono morto, contro bestiolone là. Oggetti non ci dovrebbero essere più perché li avevo già presi. Forma caotica, evoca direttamente la forma caotica di furia per devastare i nemici. Ah, mo me lo dici. In questa forma furia è in grado di infliggere ingenti danni arcani. Premi LB più RT per attivare la forma caotica. Dopo. LBRT. Che cazzo sono LBRT? Maleducato, eppure per questo. Io lì non ci posso andare e non ho intenzione di perdere le possibilmente recuperabili anime morendo lì. Guardate voi, ecco, infatti. Tu? Ti credi più intelligente degli altri, tu? E via. La meccanica del bagno pare è sempre ben accetta. Questo qua sono andato. Mi sa che non sono salito. Non sono neanche pensato di salire. Fatto male. Ecco, vedete. Un grumo di spette. Sono tutti grumi di spette. Perché? Un bello gettin. Così un... Non so cosa sono questi. Gente da uccidere male. Non c'è nient'altro qua, no? Pare di no. Sarai all'altezza? Non so se lo tengo premuto per ansia, ma no, sì, lo premi una volta e funziona. Questa parte è inutile. Fammi muovere così almeno. No, non mi fa neanche schivare per terra, per dire. Ah.
Dai, su, comincia di nuovo a schivare, bravissimo, così. Uccidiamolo e basta. Devi morire per primo, non hai capito niente. Beh, anche l'altro è morto. Non ho capito se mi fulla. No, non mi fulla, però non importa. Ehi, quanto male! Ah, quello è il mio... Ok. Ok, ora ho capito. Sì, quando volete venire voi? Tu sei pronto e muori. Cioè, quello lì, praticamente, fa il mio... sono le mie anime. Immaginavo che succedeva una cosa così. Ehi, cognere, ca... Scusa, eh. Ecco, appunto. Appunto! Appunto! Schifoso! Muori! Muori, perché sei morto col tipo. Vediamo un po'. Figa. Molto figa. Non si più niente tanto penso. Fortificatore e potenziamenti. I potenziamenti possono essere anche uno delle armi del tuo inventario. Ogni potenziamento conferisce un vantaggio attivo all'arma e una passiva a furia. Che devo mettere da qui forse. Incini del disprezzo. Poi c'è potenziamento. Per te danno fisici, danni fisici e arcani infliti con quest'arma più 5% salute. Beh, non la vedo niente da mettere. Ok. Quasi non mi aspetti, ma magari aspetto Vulgo, mi sto... Scusa. Ho visto una cosa. Torna lì, tu direi. E va bene. Questa penso sia perché l'ho preordinata. Questa solita tela di ragno, classicissima tela di ragno, perché poi non incontrare un ragno in sto gioco. Voglio dire, i ragni sono il pane quotidiano per giocatori di questo tipo, per giochi di questo tipo di giocatori, poi in realtà. Questo ci devo tornare poi. Forse ci sono degli umani sopravvissuti. Non sono affari miei, sentinella. Oh. Non è posto per schivare. Sei bloccato perché sta salvando. Spero. Sta salvando tantino. Brutti sti salvataggi, ma brutti tanto. Mamma mia! Quell'albero. Haven. Impressionante. Ma sbaglio o è totalmente fuori posto? È uno degli alberi dei creatori. È probabile che troveremo rifugio qui. Oh, il Nexus. Benissimo. Mi serve un Nexus. Spacca divano. Non spacca divano. Iniziamo e basta. Certo, io sono stupido. Tappoloni vanno a fare. C'è pure il loot. È incredibile.
Quindi vale pure la pena spaccare le cose. Ah, non ha con una faustata non l'ho spaccato, ma con una schivata. Con una schivata, sì. Mamma mia. Ti prego. Ok, mi hanno dato poco stavolta. Voi siete merde e come merde morirete. Voi siete merda. Oi! Ascoltami quando ti dico merda. Pronto, merda. Trappolone? Il loro dispetto è grosso. Piccioni grossi. Ora dunque. Gente da uccidere, alle mie spalle pure? Forse, ma non so mai. Mamma mia, che salto! Perfetto, spacca tutto. Uomo di spettri. Dov'è Vulcan quando ha bisogno di lui? Quello mi ricorda altre cose che sono state dette da Darksiders. Bulbi esplosivi. Oi! Paura! Uno. Tanto questo è ricaricabile. In realtà saranno te li vende Vulcan sicuro. E devo andare di qua, no? Che vuol dire che deve essere andato a quello sicuro quando avrò un altro oggetto. Tanto per Craig. Non stiamo facendo un po' troppo. Ciao Vulcan! Disse il demone che ha svelato il proprio agguato. Non era mia intenzione. Mamma mia quanto è caricato male Vulcan. Ok, lo sta caricando forse. Ok, l'ha caricato. Che piccola e feroce creatura. Non sfidare la mia pazienza. Molto bene. La guerra è un affare troppo rischioso per me, cavaliere. Mi chiamo Vulcan e sono qui nel nome del più sfrenato capitalismo. Ah, sono il mercante dei dannati. Un commerciante che traffica in anime per profitto personale. Anche di fronte all'apocalisse bisogna guadagnarsi ovviamente da vivere. Sempre ben accetto, Vulcan. E quali anime tratti? Angeli, demoni, persino umani, ogni anima ha il suo valore. Esattamente. Ho visto la scia di cadaveri che ti sei lasciata alle spalle. Cosa mai potrebbe servirmi da te? Dipende. Di cosa hai bisogno? Informazioni sui 7 peccati capitali. Voci nel vento sussurrano che i famosi cavalieri non sono altro che vittime di macchinazioni, pedine di un gioco più grande di loro. Questo è vero. E tu cosa ne sai? So che il primo assaggio è gratuito. Cercami se hai anime da scambiare e forse troverai qualcosa di valore tra le mie. Ma tanto poi è anche il punto di Vulcan, però non è uscito perché non è uscito prima. Non lo so. Al checkpoint fu apodonata Vulcan per raccogliere e ottenere punti attributo che possono essere spesi nella scheda del personaggio provenendo sempre a Vulcan. Vulcan ti ha concesso di arrivare a chi serpentini. Di già, questa antica rete di passaggio da usare creato permette di spostarsi velocemente da un pista all'alto. Già posso usare i parchi. E questo ti piace Vulcan. Il grandino Vulcan comunque. Cosa desideri? Caricamelo per favore. Mercante sarà divertente per tutte e due. Come te sì, fai con calma. E comprare oggetti a caso. Frammento immortale, l'antica medicina del supremo, concentrato da una razza di miliardi antichi in un singolo frammento. Quando c'è un colpo mortale, dovuto di fuori viene completamente ripristinato. Ah, il globo d'oro di Italia di Devil May Cry. Questo oggetto è risultato più funzionale. Non mi interessa. Leviatano non concentrato. Se penso più solo sangue di quello che mi uccise, che mi ha ucciso, per qualche tempo io ti aiuterò. Ti aspetto, tu devo prendere il diritto con quest'arma, quindi ci sono due giornate al minuto. Più 5% possibilità che... No, la possibilità. Sfera di rinvigorimento. Questa pietra aumenta automaticamente il 75% con i soldi che stiano dal riposo. Ah, ok. Come desideri, fai con calma. Ok, beh, fermo, sopra i tasti.
Non mi interessa. Hai fatto un occhio come desideri. Non ne ho uno, ma mi serve. Allora, i tasti. Per carità del signore, i tasti. Dove sono io? I grumi qua. Ok. Saluti. Vai con calma. Mi serve sempre il livello che per prendere questi. Allora, la sfera di rinvigorimento serve. Serve, senza mezzi termini serve. Questa è utile per ottenere più aspetti, penso sia anime, quindi per farmare. Questa non me ne frega niente. Allora, voglio prendere la sfera di rinvigorimento e diventare non concentrato, anche se c'è già uno slot per l'arma occupato. Come desideri. Però, di sicuro i boss danno un sacco di anime. Sarà divertente per tutte e due. Più che posso, compare ci penserò poi un'altra volta. Come desideri. Oh, assicurati che gridino, cavaliere. Simpatico come sempre, cavolo. Danni fisici, salute e arcano. Allora, danni arcano al momento non ne ho. Quindi mi aumento. Questo di 2. La salute di 1 e l'arcano di 1. Perché diciamo che se schivo sono a posto, devo uccidere in fretta. Vulgrim è la sua maledetta lingua. Vive solo per cibarsi dei resti di un mondo che ha contribuito a distruggere. Sono d'accordo. Ma nonostante la sua sete di anime, Vulgrim potrebbe rivelarsi un alleato utile per la mia missione. E sono ancora d'accordo io. Sì, scusa. Mi sfugge qualcosa. Forse sono proprio stupido. Ok, no. Ho sbagliato qualcosa, non ho capito cosa. Ah, parte tu. Quanto ho crollato male il pavimento, comunque. Qua sotto è da dove sono passato per arrivare la Vulgrim, no? Sì. Devo capire perché magari c'è un punto che non sto capendo dove posso passarci. No, non qua. Forse qua. Ah, ok. Devo girare delle mani in quel momento perché non ho crepato. Paramento di guarigione mio. Dai, aspetta un secondo. Ah, mi viene negato, vero? Vabbè, tanto poi di facile. Sì. Ancora un aspetto di grosso, buono. No. Questa ne va nebbia. E anche un trappolone, ma principalmente ne va nebbia. No, non mi ha caso nessuno alle spalle. Sentiamo un po'. No, non è questi sono punti in cui anche qua ci devo passare più avanti. Tanto i vacchi serpentini servono a questo. Solo di ricordare tutto quello. Non so se sono le piaciute di completamento di una zona. La lunghezza di quelle radici sembra che abbiano inglobato tutto. Vero, mia signora. La mia devi essere così servile tu, però, che mi devi sentire da fastidio. Io c'ho le sentinelle, soprattutto quella che aveva la guerra, perché ogni volta non c'era la sentinella. Aha,
certo sia veloce comunque a prendere, ad attivare le cure, no? A prendere le cure. Qua ci sono già passato prima. Qua c'è qualche passaggio interessante? No. Sempre esplorare bene questi giochi perché ce n'è bisogno. Dunque. Bella posa per salvare. Cazzo. Ma non mettiamo già la capriola. Dai. Le barricate degli stronzi. Tivi umani di salvarsi. Di lì ci posso andare. Ma prima c'è quello lì da uccidere. Ho detto prima c'è quello lì da uccidere. Vabbè, ho citato un po'. E quello? Brutto bastardo sopra le mie anime! Madonna, motivino quello. Pezzo di... Stronzo. Come ti permetti? Beh, è un po' brutto come crollano le cose. Devo salire da qua? Sì. Cioè, quello poteva essere una bella scena con quello che sbucava fuori da... spaccando l'armadio. Ma si è rovinata perché la radio non si spacca, cazzo. Perché la radio non si è spaccato. Allora, di qua non penso ci sia nulla. Dove potrei andare di là? Più avanti, adesso no. Penso che dia uno scatto più forte, semplicemente. Anche uno scatto aereo non sarebbe male. Madonna, che paura che mi ha fatto che non l'ha... che non l'ha attivato. Bello. Questi caricamenti sono una cosa che... Sono curiosa di sapere chi è rimasto qui. Sì. Sì, 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 c'è qualcuno. C'è sempre qualcuno. C'è qualcuno. Quanto è Vulgrim? Ciao, Vulgrim. Saluti, sarà divertente per tutte e due. Come desidero. Al momento non ho problemi. Assicurati a subire danni. Quindi sempre una forza aumento. E gridino, cavaliere. Ah, ma scusa, ad ogni barco magari mi viene qualcosa di diverso, non ho mai guardato. Saluti, okay, vai con calma. Vada a seconda di come avanzo. Come desideri. Un secondo fa. È un po' strano, deve essere un po' strano. Un umano? Umani vivi? Dietro di me, mortale. Con i... Lasciate con gli antichi? Che mi occupi dei nostri sgraditi ospiti. Uno dei cavalieri? Furia, e per ora mi riservo il diritto di ucciderti subito. Tu saresti? Sorpreso, e più che sollevato. Chiamami Ulte il Martello Nero. Va bene. Quindi non hai intenzione di attaccarmi? Sei un creatore, non è vero? Sì, quando c'è qualcosa da creare. Oggi le mie abilità sono rivolte a dispensare morte. Questa non è la tua guerra. No, ma nemmeno la loro. Come al tuo consiglio, a me interessa l'equilibrio. Gli umani, per fragili che siano, ne fanno parte. Bene, giusto. Immagino tu sia qui per aiutarmi a proteggerli. Domanda sbagliata. Una tribù di inutili scimmie nude, il cui più grande talento sta nel creare metodi sempre più ingegnosi per distruggersi a vicenda. Potrebbero soffrire per sempre o morire domani stesso. Per me non farebbe differenza. Ma allora cosa ci fai qui? Come ti chiamano? Jones. Ecco. Jones.
dubita ancora di me e sarà l'ultima cosa che farai. Guardati intorno, guarda cos'è accaduto qui. Pensi davvero di riuscire a spaventarmi? Jones. Piano, amico, la situazione è seria. Già, ma cosa ho da perdere? Questo stupido conflitto mi fa sembrare degli idioti. Angeli, demoni, cavalieri, anche i creatori. Per cosa diavolo combattete, eh? Dimmelo! Mi piace. Puoi continuare a respirare, Jones. Cavaliere, ti prego. Averti dalla nostra parte cambierebbe radicalmente le sorti del conflitto. L'umanità potrebbe avere una speranza. Sì, anche se la mia missione riguarda l'equilibrio, non c'è bisogno di loro. Sono qui solo per occuparmi dei sette peccati capitali e portarli di fronte al Consiglio. Né più, né meno. E se potessi aiutarti, quella tua catena arrugginita avrebbe bisogno di una lucidata. Sinceramente ne dubito. Me la sto cavando benone senza alcun aiuto. Ah, certo. Ma in caso ti fossi persa il mio soprannome, sono un creatore specializzato in strumenti di distruzione, caos. L'unico che potevi solo incontrare a quanto pare il povero, piccolo Ultain è in grado di potenziare il tuo arsenale, se solo gliene dessi la possibilità. In cambio di... aiuto. L'umanità non sopravvivrà senza aiuto. Se dovessi trovare degli umani durante il tuo... è incredibile che ci siano dei mandali di altro. Aven è l'unico luogo in cui potrebbero essere al sicuro. Mandali qui? Pensi davvero che delle scimmie possano attraversare un campo di battaglia e trovarti? Oh no, avranno bisogno di questo, il ponte. Solo gli umani possono usarlo. Un tocco e si troveranno ad Aven. Devo toccarli? Schifatissima. Accetto la tua offerta, creatore, ma dubito che ciò renderà la tua raccolta meno inutile. Abbiamo un non accordo. Bella traduzione. Ecco un segno di buona fede, un dono. Ira. Dove? Cerca un buco infernale nel sottosuolo, sotto la città. E... Ira, giustamente. Cavaliere, cos'è? Sì, sì, ti manderò i piccoletti, per quanto mi sembri inutile. Vedremo. E ricorda, Furia, le porte di Aven sono aperte a chiunque. Va bene, pietra del ponte, che è incantata e incisa con l'antica magia del creatore, consente il trasporto diretto istantaneo ad Aven di qualunque umano. Un'altra creatrice. Benvenuto, cavaliere. Salve, cavaliere. Sono tre creatori. Senza Ultain, non so se ce l'avremmo fatta a sopravvivere. E Ultain mi dice qualcosa? Sì. Ben trovata, Fu. Hai intenzione di andarci giù pesante, eh? Interessante. E va bene. Vediamo come posso aiutarti. Scusa. Ah! Ok. Quindi potenziali. Buona fortuna. Carino. Allora, fammi esplorare un attimo Aven. Non è un Nexus, è Aven. Semplicemente è Aven. Un posto a caso. Però, umano. Sono felice di non essere rimasta là fuori. Non c'era scritto quello, però. Sono felice di non essere rimasto là fuori. L'ho tolto in quel modo, non so perché, io spazio di niente. Nessuno mi dice niente, io spacco quello che mi pare. Ok, non sapete qua che dovevo andare, allora cosa c'era di là? Un ascensore. Mi porta giù. Aspetta, io devo andare giù, no? È un tipo sicuramente dedito alla sua causa. Ma devo salire prima allora. Ultain? Non capisce cosa ha davvero importanza. Forse. Ma...
bloccato di nuovo. Si riprende? Non si riprende. Cavolo, sti caricamenti! Oh. Sì, grazie. È solo un'altra pedina che non comprende il gioco a cui sta partecipando. E che ama particolarmente il suono della sua stessa voce. Non come qualcuno di me. Appunto, infatti. Hai fatto bene a dirgli, lo sentirà. E comunque furia, sta calma anche tu. E conoscenza. Hai detto qualcosa. Voglio fare la parte sopra prima. Devo fare cose per fino qui. Ah! Resisto prima. Sono veramente giocato di tutto il gioco con le mod proprio. Che non avevo ricordato, mi fa dello strano. Non ne faccio da sopra. E' vero che un minimo di esplorazione l'abbiamo lasciato, ma che non sia dispersivo come il 2. Nel 2, veramente, c'erano volte che mi dimenticavo che stavo facendo cose. Questa volta invece c'era. Le cose non le possono far spaccare, lo sono non rispetto semplicemente, ok? Bravissima. Sono anzi qua, questo posto non durerà a lungo. Beh, dai. Mi sembra giusto bloccarsi in questo modo. Adesso si blocca per altri 40 anni? Che piedi ha? No, è la gonna, no, ok, è la gonna, sì, poi è lo strascico. La presenza, non lo so perché mi siamo i piedi, non mi sono sbagliato solo i piedi. Sono contento che non l'abbiamo fatto comunque troppo bella per la furia. L'ho fatta carina, ma potevo fare di meglio. Ho visto una bella cosa da fare. Si chiama fare così. Dark Souls insegna. Guarda sotto gli ascensori. A volte potrebbe rivelarsi utile. Ma che... No! Non lo fare mai più. Ah, potevo farlo semplicemente... Ah, potevo farlo senza far salire il coso. Va bene. Ma Wolverine... Però non ti bloccare in questo modo terrificante, per favore. Artefatto angelico, gli artefatti possono influenzare le tue armi. Ah, ok, ah, ok, ora capisco come funziona tutto il potenziamento. Ci sta bene. Poi bisogna che devi scegliere cosa potenziare. Cioè, la scelta del potenziamento sarà molto ardua. Ali, grazie, mamma mia. Prima prendo adamantite. Puoi solo potenziare i tre anni. Porta, porta, tutto, tutto è degli oggettivi da potenziamento. Poi devo trovare anche il frammento demoniaco, infernale, quello che è. Questo è un altro posto che devo usare, sicuramente. Come ce lo posso usare per salire, questo. Questo, se non lo posso già fare un salto sul muro, non lo posso ancora fare, ovviamente. Sia mai, sia mai. Tutto questo posto con la backtracking è lungo come una casa. Questo è il mondo infernale. No, non è più piccolo. Oi! Oh,
fosse questo. Perché ti devi bloccare in questo modo terribile, dai. Saluto di collera, no. Ah, c'è una pattuglina lì. Scusate. Torti come campane proprio. Dunque, ho esplorato tutto. No. E da sopra. No, da sopra ci posso arrivare su. Questo è un oggetto bello, ma sarà una merdata. Paramento di robustezza. No, forse no. Dimmi che ci sono tutti quelli grossi. Ehi! Non mi hai fatto. Aia! Bastardo! Posso andare a riattare? Oh, meglio, posso, ma male. Bastardo. Forse può mettere via fatto il tiro quando stai in quel modo. Però stavolta l'ho ucciso subito. Scheggia di adamantite, ok. Ah, ok. Quindi io dovrei riuscire a prendere quello e buttarlo lì più avanti. Penso. Mi sembra abbastanza incomodo rispetto ai medio. Dunque, altro da fare qua solo che di andarmene definitivamente in quella zona lì. Non credo. Sono proprio trovato un gomo infernale, oltre che un gomo angelico. Dai, come no? Ok. Hitbox un po' strana, ma ci posso dover passare in mezzo. Mi sarebbe molto strano che no. Abbiamo un dispetto grosso. Ok. Buco. Chissà mai dove devo andare. Quello non mi piace. Quello mi fa molta paura. Dobbiamo fare delle prove di questo, sì. Maledetto. No, in realtà no. Ammasso di spettri piccolo. Penso che andiamo già sul più grosso di quello di spettri grosso, così. Qua, roba da fare. E là sopra si deve andare. Ma noi ci buttiamo. Teenage Mutant Ninja Turtles, stop. Dai, ti puoi infilare dei posti inutili qua, no? Vabbè. Arrivo! Cosa vuoi? Ti prego, no! Tu devi uccidermi! Ah, io... smettila di far neticare, umano. Vieni. Adesso! Sì, sei molto convincente, Furia. Desideri vivere? Che... che cosa? Se vuoi sopravvivere, posso mandarti in un luogo sicuro. Sicuro come altri, immagino. Toccalo! La fiducia! E toccamela fare! Idioti, è un miracolo che abbiano governato la Terra così a lungo. Si dice tante cose interessanti, Furia, comunque. Allora, di qui, mai. Qui, ovviamente, dopo che sono. Mi cagherò addosso in uno di questi cunicoli? Spero di no. In giro. Ok. No. Oh, dicevo dei ragni. Non è che sono ragni, però... le farfalle, mannaggia. Ah, bastardo schifoso.
Luido tu. E anche tu. Ma quelli cosi nascondono le radine, giusto, no? Alcuni quelli. Ho fatto tutto perché mi fa tutto schifo. Si deve comunque uscire a combattere, no? Allora, il punto è che mi sembra di dover andare di qua, in realtà dovrei andare di là io. Questo è un punto extra. Quando li abbiano, poi ne erano tanta. No. Non ne erano di là in realtà. Io, da quando in qua delle uova scoppiano a sto modo? Voi? Ah, ok. Easy. Tranquillo e easy proprio. Agilissima per schivare a sto modo. Su qua. Posso trasformare Wolverine. Ma poi vieni qua, c'è di qua prima. Mi attira la schifezza. Intanto mi attira anche a chiudere questo coso. Una merda, il nemico. Molto fa schifo. Bastardo! Gli agguati ti fanno bene però. L'ho sentito. Lo sentivo. Bello la terapata sull'acqua, brava. Ma fare tutto questo pezzo probabilmente è inutile perché si devo venire più avanti, però. Perché mi indica che comunque il peccato è dall'altra parte. Sto spezzando anche le gambe. Oh, vabbè, ci ritorno dopo. Questa è un'arena. Sono imbecille. Non sei morto. Guardi, brava. Va. Grumo di spettri. Quello potrebbe essere un bello oggetto, ma sarà anche una trappola incredibile. No, scritte di adamantite. Bello oggetto sicuramente, però. Sono una trappola mia spettacolo. Sento un rumore. Ole, 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 ola. Momento di collera. Che sbaglierò mai del momento di collera sta. Ok. I believe I can fly. I believe I can take the wrong way. Wait a second. Dov'è la trappola qui? Scusate. Ah, ok. Dopo devo essere molto brutto. Ma più valento. No, è lentissimo. Oi! Bas! Bastardo tu e tu, bastardo schifoso! Ragnetti, 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 ragnetti e ragnetti. Bleh. Un grande spettro grosso, ok. Queste cose? Ma che momento di caos. Io immagino che dovrei andare dall'altra parte però. Tu sei morto qua. You'll be dead where you stand. No, però tu.
Te ma se vedi quando stai scappando. Sono un attacco in salto, mi pare, hai capito quella affare. Sono triste. L'ho fatto paurissima, ma potevo prendere B. Ok, questa fa schifo ancora. Scusa. Cosa mi serve? Che cazzo è andato lì qua? Ma perché posso fare questo, questa cosa? E dove dovete andare qui? Ah no, forse mi sono capire che... Ok, ok. Penso di aver capito cosa devo fare con sto coso. Da dove? No, aspetta, non ho capito. Scusa, puoi uscire un secondo di nuovo? Grazie. Io ne porto uno dietro perché voglio capire cosa fanno. Cioè, avevo capito che prendeva fuoco. Penso che io dovevo andare a mangiare questa pianta, non che mi rivelasse il passaggio. Per le porte dell'inferno! Diciamo di ragni, tra l'altro. Tu non dovresti tenere sempre gli occhi aperti, sentinella? Vai a fanculo! Andare. Questo mi sta ancora seguendo. Morirà? Sì, morirà perché lo becco probabilmente. E perché carica. Bastardo, questo è grossissimo! No, ho dovuto perché stavo muovendo e non avevo tempo di materiale di qua, probabilmente. Ho messo di lunga a fare in questo modo, con questo posi. Va bene, mi sono un attimo... pensato che ci fosse ancora il ragno. Accidia, ne ho sentito parlare, ma vederlo di persona, oh, credo che starò male. Ah, quello è Accidia. Ok. Mi serve un insettino da buttare qua. Ma penso lo trovo dall'altro lato. Buon game, buon game. Scusi lei. E intanto prendi i miei oggetti, per favore.
Quasi, quasi. Torno da te quando ne ho 5.000, così mi prendo il potenziamento alla cura, che è utile, molto utile. Tanto. Belle le pubblicità. Ah, ecco il destino. Mi ha trollato male. Mi pare che facendo male per questo. Ok, magari vediamo di muoio. Sei troppo felice tu. Troppo matto. Maledetto. Allora, io devo tirarlo là. Vieni qua. Bello di papà. No. Ok, se schivo lo mollo. Potevate tenermi anche la schiva, non la potessi almeno fare, almeno quella. Ah no, deve prima prendere fuoco. Come cazzo gli faccio prendere fuoco? Non ho capito come funziona. Ma l'avevo capito che non avevo capito come funzionassero. Cioè, in pratica devo prima dargli fuoco, poi buttarli sulle ragnatele. Come cazzo devo fare a fargli prendere fuoco? Prima c'era quell'affare lì per terra. Magari c'è anche un tutorial apposta. E non l'ho letto io. Altri 4 anni comunque poi. Mi fa piacere che sia proprio una massaggia del posto mio, però... Oh, la puzza più insopportabile viene dall'alto. Si affezionano loro, guardali! Come lo porti fino al cavolo? Ok, l'ho presa. Non so come, ma l'ho presa. Allora, aspetta un secondo, perché qua mi sto perdendo un sacco di roba indietro, però. Tipo lui. Però gli faccio il mega sorpresone. Buongiorno! Addio! Sì, quelle cose arriveranno. E qua? Sono 5.000 anime. Arrivate col suo tempo. Oh, un umano. Un demone! Sì, demone tua bella. Ti prego, salvami! Vieni pure. Perché posso venire con l'insetto? Ci sono un po' di cose che voglio fare, e andare, anche se devo...
Ma poi sta venendo con gli angeli da un bel po' ormai. Non so neanche se ha finito o meno. No, sono quelli che seminano. Lo aggiungo, da poco. È giusto un po' lunga la il tragitto, eh? Giusto un po'. Ho paura che mi scoppi in mano più che altro. Allora, devo vedere se mi scoppi in mano. Se mi scoppi in mano non si può fare così. Ma non posso. Tanto tra un po' devo chiudere. Io posso lasciarlo qua in teoria. Vieni qua, bravo. Dopo un po' che i cavoli suoi, quindi non lo posso fare. Ok, mi ha risolto tutti i dubbi che avevo. Meno male che ce n'è uno qui. Sono pronto, è orribile. Che porca puttana. No, più volevo uccidere te. Ok. Vaffanculo, schifoso pezzo di... Ok, almeno lui si capisce cosa sta per attaccare. Mamma mia, si fa male! Ecco cosa significa vivere davvero, sentinella. Affrontare un avversario degno prima della sua inevitabile caduta. Attenta a non gonfiarti troppo. Rischi di esplodere. Come pensi di affrontare quello, mia fedele signora? E tanto ucciso quello. Già. Spera di rinvigorimento. Perfetto, quello che volevo prendere da Vulcan. Mi segui, giusto? Vieni, dai. Devi prendere fuoco. Dove stiamo a infilare? Santo cielo! Devi venire con me, veramente. Vieni qua. Allora, di qua ci devo andare a vedere cosa c'è, penso. Fate sti cosi. Penso siamo vittime di accidia a sto punto. Costruisci dall'alto. Ovviamente. Altro? No.
Ah, un'idea! Vieni qua, schifosino. Stavo pensando come aprire anche l'altra porta, più che altro. Se era Henry. A farcela. No, mi è scritto in mano. Però è così più o meno l'idea che avevo. Allora, ci provo, devo essere un po' più veloce probabilmente. Vieni con me tu. Voglio vedere se funziona l'idea. Ma niente di che, ti sei persa. Sto prendendo insetti che mi vogliono bene e li faccio esplodere. Deve essere molto veloce. Sì, a mangiare. Bravo. Sì. Perfetto. Oh, guarda anche che posso correre, tra l'altro. No, l'ho appena scoperto che posso correre. Ok, voglio vedere cosa c'è in questa arena, che è quella che vedevo da prima che stava massacrando gli angeli. E poi chiudo. Perché è un po' tardi. Ma è un demone che ammazza angeli? Ah, musica per le mie orecchie. Senti come brucia la lama del paradiso. E Reinhardt! Sembra che si diverta a smembrare angeli. Un hobby serve a tutti. Sì, giustamente. Ma è Reinhardt! Spero ti sia rimasto qualcosa veramente. Da me. Cercherò di non divertirmi troppo. Combatti a striscia, strega! Oh, ma che peccato! Sentinella, vaffanculo. Cerco di... Allora. Ma paese, l'ho fatto malissimo! Ok, ma ha fatto un male incredibile. Aia. Come non state capendo nulla? Cosa c'è che non va? Il microfono che non funziona? Non lo dite. Ma non stai capendo niente perché non si sente male, perché non stai capendo proprio il gioco? Ah, la storia! E niente, la storia è praticamente questa. Io sono sono Furia. Sono uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse e sono stato mandato dall'Arso Consiglio, dove mi ha salvato tra l'altro. Vabbè, mi ha mandato l'Arso Consiglio a recuperare, recuperare e imprigionare i sette peccati capitali. Però ho imprigionato solo Invidia, che è il primo che incontri. Quello non penso fosse un peccato. Penso fosse semplicemente un demone. Adesso devo andare in giro a cercare gli altri peccati capitali, che tra l'altro lì c'è... Quello lì là in fondo, anche se si vede male. Mi hanno detto già che è Accidia. Ho visto... Dove ho visto anche... No, ho visto solo Accidia. C'era un ragno gigante prima, ma non è nient'altro. E questi sono... Scappaggi, granchi, ragni. Brutti, cattivi e da uccidere. E tanto non devo morire perché dal mio... Meccanica alla Dark Souls, questa qui veramente. Non so se sono un'altra meccanica. Più o meno è quella. Ah no, sono lì. Quelle sono le mie anime e le vado anche a riprendere. E dimmi che non devo rompere ragni, attenda. No, che non devo rompere ragni, attenda, va bene. Devo uccidere la bestia di nuovo. I caricamenti sono belli. No, la tizia è fissa. Furia è fissa come personaggio giocabile. Perché questo è Darksiders 3. Negli altri Darksiders, nell'1 usavi guerra e nel 2 usavi morte. Così lei.
Manca solo conflitto adesso, nel quarto si spera, nell'ultimo. Mi prendo le mie anime. Aggiustando la cosa. E basta, torno da Vulgari. Vedo cosa posso comprare da Vulgari e salvo. E chiudo anche. E ci sono sempre, questi giochi soprattutto, figurati. Mi ricordo precisamente che... No, aspetta. Non mi ricordo precisamente, ma uno, il primo e secondo boss di Darksiders 1 era un mezzo ragno. Poi i caricamenti sono bellissimi, come potete vedere. Si blocca il mondo. Male, si blocca il mondo. La schivata con la salita è molto più per muoversi. Questo è caro Vulgrim. Ciao Vulgrim. Cosa mercante da tutti i tre giochi, mi sto pensando da Vulgrim. Mercante. Vai con calma. E volevo prendere il Leviatano, piuttosto che la sfera, visto che non ho trovato una di sfera. Prendo il Leviatano, che è un potenziamento per l'arma, dovrebbe essere uno solo, credo. Ottima scelta! Sì. Come desideri, addio! Ok, Teo. Adesso vedete, il potenziamento ne posso mettere uno solo all'uncino del disprezzo. E metto il Leviatano perché mi dà più anime quando lo uso. In teoria l'altro è ancora qua, no? Sì, infatti. Va bene. Questo potenziamento mi dà... tre spette, che sarebbero tre anime ogni volta che spacco qualcosa. E 15 secondi che tirano dal minuto per una rigenerazione dal tempo. Adesso vedo come funziona bene, faccio per prima una volta da sto coso, giusto per dare un'occhiata alla rigenerazione. Ciao schifo. Scusa tu, vieni qua. E un colpo. Bravo, è tutto tutto. Sì, non è tantissimo la rigenerazione. Questo affare devo capire come si rompe. Perché non vedo molto fuoco qua intorno. Probabilmente devo sbloccare io del fuoco di mio. Ok, Vulgar mi fa saltare il gioco. Non posso salvarlo io da solo, non credo. No, non posso. Non salvare l'automatico. Ok. Vulgrim, molto cartus, poco trash. E poi gira. Va bene, basta. E chiudo qua, con lo sguardo su Occidia. Sembra un insetto gigante, ora che lo vedo bene. Che schifo. E niente. Chiudo qua, e invece vediamo poi domani. Sempre con questo, perché adesso voglio giocare a Darksiders finché non lo finisco. Non ho capito cos'era quello rumore iniziale, è passato. Non lo so. Va bene. Chiudo qui. Salve a tutti. Io guardo in basso, ma la telecamera si è lì. Io guardo in basso perché c'è la chat qui, ma devo guardare lì. Devo ricordarmi questo, devo imparare a ricordarmelo. E chiudo qua. Salve a tutti con questa mano che si vede meglio. Salve a tutti.